Ha ucciso la sorella coltellata e poi si è costituito alla polizia di Palmi. È successo ad Oppido Mamertina, nel Regino, dove un uomo di 42 anni, Giovanni Frisina, ha ucciso la sorella Rita, 52, con cui conviveva. Il gesto al margine di una lite provocata dai problemi di depressione di cui da tempo soffriva la vittima. I rapporti tra i due, che avevano sempre convissuto dopo la morte dei genitori, erano diventati difficili a causa delle continue richieste della donna e con la stranezza dei suoi comportamenti. Una donna è morta in seguito all'incidente stradale che è avvenuto questa mattina sulla strada statale 107 nei pressi di San Fili. Si tratta di Adelina Mendola, 64 anni, di Longobardi, ma residente ad Amantea. La donna sarebbe giunta già morta all'ospedale di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, nell'incidente sono rimasti coinvolti 3 veicoli, 2 auto e un furgone. La Guardia di Finanza ha controllato 3 supermercati della provincia di Reggio Calabria facenti capo ad un'unica società, scoprendo che 9 dipendenti su 21 erano in nero. 2 dei supermercati controllati si trovavano a Melito Porto Salvo. Le verifiche sono state fatte in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro. Al titolare dei supermercati sono state levate multe da 1.500 euro a 12.000 per ciascun dipendente non regolarizzato. A Rizziconi la nazionale di Prandelli ha dato un calcio all''Ndrangheta, lo ha fatto allenandosi con il pallone no pizzo su un campetto confiscato alla locale cosca dei Crea, alla presenza di tanti giovani e di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che ha proposto alla FIGC questa iniziativa. I vari Buffon, Balotelli, Pirlo, Marchisio, Abate, oltre che firmare autografi e dispensare sorrisi, hanno avuto un altro grande pregio: liberare il campetto dal sigillo di bene mafioso, con la speranza che da adesso in poi anche i bimbi di Rizziconi siano liberi di giocare.